I discepoli partono dunque per la missione e sono accompagnati dall'incoraggiamento di Gesù. Hanno sperimentato la popolarità di Gesù e forse anche loro quindi si sentono piuttosto importanti, si sentono predestinati a una missione di grande incidenza nella società del loro tempo. I discepoli vanno confidando nella parola di chi li ha inviati, ma penso anche persuasi di avere risorse ed esperienze che promettono buoni risultati. I discepoli di ieri e di sempre e di oggi anche partono pieni di entusiasmo, li accompagna l'incoraggiamento delle comunità da cui partono, li accompagnano le feste con cui sono accolti, li esaltano le attenzioni che ricevono. E talora la retorica ecclesiastica esagera persino i loro meriti e le loro qualità. Sono circondati di un'ammirazione, di una stima, di un'aspettativa che appartiene forse più all'enfasi retorica che al realismo fiducioso dei sapienti. Ad ogni modo, la partenza dei preti appena ordinati, la partenza dei missionari che lasciano la loro terra per altre culture, altri paesi, la partenza di chi assume una responsabilità nella comunità cristiana. Ecco, la partenza non è senza entusiasmo. La parola che invia i discepoli, però, non è una promessa di successo, non è una garanzia di popolarità. La parola di Gesù nel Vangelo di oggi, come l'esperienza di Geremia, come la riflessione di Paolo nella seconda lettura, come l'esperienza di tutti coloro che hanno percorso la terra per annunciare il regno di Dio, consiglia di mettere in conto il fallimento. Si devono prevedere porte che non si aprono, anche se l'intenzione che guida gli inviati di Gesù è buona, è benevola, è quella di portare la pace, ma ci sono porte che rimangono chiuse, ci sono città che rimangono ostili. Si devono prevedere persone, paesi, ideologie e sistemi di potere che reagiscono con indifferenza, che sono come infastiditi da una parola di cui non sentono il bisogno. E si devono prevedere anche reazioni ostili, persecuzioni accanite per respingere una parola che mette in discussione le abitudini consolidate, che denuncia le ingiustizie e le prevaricazioni. Nessun prepotente è facilmente disponibile a riconoscere la sua prepotenza come un difetto da cui convertirsi. Nessun prepotente è facilmente disposto ad accogliere con gratitudine l'annuncio del regno che si presenta come via di mitezza e umiltà, come invito alla conversione e alla fraternità. I discepoli che partono
devono mettere in conto il fallimento, l'indifferenza e persino la persecuzione. Ma anche nel fallimento il discepolo resta discepolo e quindi deve riconoscervi una via di santificazione nell'imitare il Signore Gesù, anche Lui inviato dal Padre, che venne tra i Suoi, ma i Suoi non l'hanno riconosciuto. E dunque la missione di Gesù si può descrivere come una missione che va verso il fallimento. Come dunque si comporta il missionario che sperimenta il fallimento? Come si comporta il discepolo che vuol dare testimonianza e incontra indifferenza, derisione e ostilità? Come si comporta il cristiano che vorrebbe essere, come Gesù gli ha comandato, il lievito che fa fermentare tutta la pasta e che si vede invece rifiutato come una persona indesiderabile, come portatore di una parola antipatica? Nel fallimento della missione, il discepolo deve evitare il risentimento. Se una porta non si apre, il Vangelo dice che il discepolo dovrà bussare ad altre porte, ma continuerà a pensare anche a coloro che stanno dietro la porta che non si è aperta. Il discepolo, se è discepolo vero di Gesù, ricambia anche il male con il bene. Si esercita nell'imitazione di Gesù, pregando per i suoi nemici. Sradicare il risentimento e trasformarlo in una forma di intercessione e in una costante benevolenza è frutto dello Spirito, ma è il vero miracolo della missione, è il vero principio della trasformazione del mondo. Forse i discepoli sono più efficaci nella loro missione con la benevolenza che con la loro parola. E ancora, nel fallimento della missione, il discepolo deve evitare la condiscendenza al compromesso. Nessuno trova gradevole abitare nell'impopolarità, attraversare il paese e sentirsi guardato con un pregiudiziale sospetto, con una invincibile antipatia. Perciò è costante nei discepoli la tentazione di accondiscendere al compromesso, cioè di diluire il messaggio evangelico in una raccolta di buoni sentimenti che lo rendono innocuo, in una raccolta di parole di saggezza su cui tutti si possono trovare d'accordo. Il discepolo può pensare che sia una buona strategia quella di tacere le parole antipatiche. Meglio la reticenza che la franchezza nel dire le parole dure di Gesù. Così anche i discepoli inviati da Gesù per la missione, se accondiscendono al compromesso, possono sentirsi ben inseriti nel contesto in cui devono vivere, possono fare buoni affari e sentirsi a proprio agio. Ma il discepolo, se vuole restare discepolo, deve pagare il prezzo della coerenza.
E ancora nel fallimento della missione, il discepolo deve continuare a credere che il regno di Dio è vicino e merita di essere annunciato. La resistenza all'annuncio del Vangelo, l'ostilità verso le parole di Gesù e la sua critica al potere, alla ricchezza, all'ipocrisia, lo scetticismo sulla sua risurrezione non sono argomenti sufficienti per dubitare della verità e della necessità del Vangelo per una speranza che non deluda. Perciò il discepolo è il primo ad allietarsi per la buona notizia che annuncia, fosse pure l'unico a crederci in un certo luogo, in un certo momento, in una certa famiglia o un'intera città. Ecco, nel fallimento che il discepolo deve mettere in conto, queste sono le indicazioni che si ricavano dal Vangelo: evitare il risentimento, evitare il compromesso, continuare a sperare e ad annunciare il regno di Dio. E queste indicazioni mi pare che ci aiutano a ricordare con riconoscenza il cardinale Dionigi Tettamanzi, perché la sua testimonianza, il suo ministero, il suo magistero mi sembra che sia ben illuminato dalla parola che abbiamo ascoltato e da questo invito di Gesù a mettere nel conto il fallimento. Non possiamo naturalmente qui ricordare tutte le cose che il cardinal Dionigi Tettamanzi ha fatto, tutti i cantieri che sono stati aperti per una riforma della Chiesa, tutte le attenzioni che ha avuto per la situazione sociale di quel momento, introducendo il fondo famiglia lavoro, tutto lo zelo che lo ha condotto a visitare tutti i decanati della diocesi. Ecco, questa non è un momento per una commemorazione, ma è una celebrazione in cui vogliamo rinnovare il significato del suo ministero, sentire la comunione con lui, continuare a condividere con lui la passione missionaria, sentire che la storia della Chiesa ambrosiana continua come una missione che ancora oggi conosce l'entusiasmo e mette nel conto il fallimento. Il cardinale Dionigi Tettamanzi nel suo ministero ha incontrato tanta benevolenza, è stato vicino a tanta gente, ha avuto per molti una parola buona che ancora si ricorda. È stato facile volergli bene perché si capiva che lui ci voleva bene, ma neppure a lui sono mancate, neppure a Milano, esperienze di fallimento, di critica, di reazioni indifferenti o ostili. E in questo contesto il cardinale Dionigi Tettamanzi è stato testimone di una benevolenza che non è stata scalfita dalle reazioni negative, di una coerenza che non ha cercato la popolarità più della fedeltà e di una fedeltà al Vangelo che ha sostenuto il suo cammino in terra e l'ha introdotto nella festa di Dio. E noi siamo qui questa sera a celebrare con lui questa speranza e a chiedergli di pregare perché anche noi possiamo imparare la stessa coerenza.
Dio, che hai affidato la cura pastorale della Chiesa milanese al tuo servo, il Vescovo Dionigi, accoglilo nella dimora eterna e fa che riceva dalle mani del suo Signore il premio delle fatiche apostoliche. Per Cristo nostro Signore. Amen.